L'esplosione è stata violentissima. Siamo a Torino, in un caseggiato popolare della strada della Verna. Sembrava essere una mattina come tante altre. Poi la fuga di gas nell'alloggio di un uomo di 76 anni ha sconvolto la vita di centinaia di persone. Un boato che poteva essere il preludio di una tragedia, nei fatti per fortuna limitata. Una donna di 37 anni che vive nella casa limitrofa a quella dell'esplosione è ora ricoverata in rianimazione all'ospedale San Giovanni Bosco per una grave intossicazione da fumo. I suoi due figli di 12 e 15 anni sono stati invece trasportati a Regina Margherita. Il più grande è stato travolto dalle macerie che gli hanno procurato traumi in diverse parti del corpo, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Medicate sul posto altre 12 persone che hanno riportato contusioni o lievi intossicazioni, ustioni non gravi, infine per il proprietario dell'appartamento dove molto probabilmente si è prodotta la fuga di gas. Due le palazzine evacuate, quella interessata dall'esplosione e quella attigua. 48 gli appartamenti coinvolti, un centinaio di sfollati. Per loro arriva la promessa del sindaco Piero Fassino, che si è recato subito sul luogo del disastro. Cerchiamo di fare in modo che tutti abbiano entro oggi un appartamento. Va bene. Tempi celeri dunque per trovare una sistemazione, tempi celeri, assicura Fassino, per la ricostruzione.